Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di Instagram e per la precisione di come avere lo swipe up anche senza i 10.000 iscritti. Prima di iniziare ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram, trovate il nome qua e anche il link sotto nella descrizione. Quindi vi basterà cliccare sul link e seguirmi per non perdere future storie, video e tante cose interessanti riguardanti la mia vita. Quindi prima di iniziare vi invito anche a lasciare like a questo video, iscrivervi al canale dato che ci siete e magari se volete scrivete pure un bel commento e direi di iniziare subito. Ciò che ci servirà per mettere in pratica questo tutorial è il nostro account di Instagram e il link che appunto vogliamo usare per lo swipe up. In realtà il procedimento è davvero molto molto semplice, infatti non ci vuole nulla per farlo e secondo me è utile proprio per magari condividere i propri video di YouTube, infatti io lo uso principalmente per questo. Adesso però vi faccio vedere passo per passo come si fa e direi di iniziare. Inoltre vi avviso che io farò questo procedimento dal computer perché mi è più comodo, però lo potete fare tranquillamente anche dal vostro smartphone. Infatti adesso che capirete qual è il procedimento, capirete anche il perché e vi dirò quali sono le differenze tra il farlo dal computer e il farlo dallo smartphone. Poi ovviamente sta a voi decidere la maniera in cui vi è più comodo. Ok, eccoci qua, come vedete siamo sul mio account di Instagram che conta 529 follower, quindi capite che sono ben lontana dai 10.000 che servirebbero per lo swipe up vero e proprio, però abbiamo appunto questa cosa che ci permetterà di farlo lo stesso. Come prima cosa dobbiamo andare sulla sezione IGTV che sta qua in basso e andiamo a cliccare su carica, tra l'altro come potete ben vedere ho già caricato altri IGTV in passato. Adesso qua, vabbè, ovviamente dobbiamo mettere il video, la copertina se vogliamo, il titolo e tutto il resto. Allora, qui come vedete abbiamo il tuo video deve essere una durata compresa tra un secondo e 60 minuti ed è per questo che ho deciso di caricarlo dal computer, perché in realtà mi sembrava inutile caricare un video di un minuto in cui praticamente non faccio niente. Invece dal telefono il video deve avere una durata compresa tra un minuto e 15 minuti, sempre per IGTV. Perciò per me, insomma, in questo caso era più comodo caricarlo dal computer. Ora facciamo caso che io abbia il video, che in realtà non ho, quindi prenderò qualcosa a caso. Facciamo finta che questa sia il nostro video. Adesso mettiamo il titolo, lo chiamiamo Swipe Up, ok, e la descrizione. La descrizione è la parte più importante di questo video, perché nella descrizione andrà il link del nostro video di YouTube, del nostro profilo Instagram su cui ci devono seguire queste cose qua. Quindi mettiamo caso che io voglia condividere il mio canale, quindi vado sul mio canale, faccio copia dell'URL del canale e scrivo clicca qua. Ovviamente potete sbizzarrirvi, potete mettere l'emoji, tutto quello che volete e andiamo a cliccare così. E abbiamo adesso il nostro video pronto che possiamo pubblicare. Poi vabbè, ovviamente decidiamo se vederlo solo nelle GTV o solo su, o anche tra il nostro feed. Questa poi sta a voi. Una volta pubblicato il video, dobbiamo passare all'altro punto, che vi farò vedere subito con una rec schermo, perché quel punto si fa per forza dal telefono, dallo smartphone. Ok, una volta recuperato il nostro video, caricato su IGTV e fatto tutto ciò che dovevamo fare prima, ci basterà andare sul più in alto e andare a caricare una storia. In questo caso io metto lo schermo nero ed eccoci qua, abbiamo la nostra storia con lo schermo nero. Ci basterà cliccare sulla graffetta qua in alto e andare a scegliere il nostro video di IGTV che servirà per lo swipe up. Quindi adesso andiamo a mettere un testo, come per esempio clicca qui, e una volta caricata la storia, i nostri follower potranno fare swipe up. Facendo swipe up li rimanderà al video di IGTV. Quindi potete mettere il video di IGTV se magari caricate contenuti solo su IGTV, oppure quel video di IGTV potrà essere magari un trailer di un vostro video, di un vostro qualcosa, e sotto avere nella descrizione il link per il video vero e proprio, quel che sia. Quindi voi nel video che caricate su IGTV potete anche semplicemente dire clicca qua sotto per vedere il video completo, oppure potete fare il trailer e appunto alla fine del trailer scrivere clicca il link nella descrizione per guardare il video completo. E questo ragazzi era il semplicissimo metodo sul come fare lo swipe up, sul come avere lo swipe up anche senza avere 10.000 follower. Ovviamente utilizzando questo metodo ogni qualvolta dovrete fare lo swipe
swipe up dovrete fare questo procedimento, quindi caricare prima il video su IGTV, mettere il link del determinato video nella descrizione e poi caricare una storia linkando quel determinato video di IGTV e dicendo di fare swipe up nella storia, e poi dovranno andare a cliccare il video nella descrizione. So che è un procedimento molto macchinoso e non è la stessa cosa di fare swipe up, che facendo così subito vai direttamente all'applicazione, al video, a quel che sia. Però secondo me per un canale piccolo, comunque per una pagina Instagram piccola, potrebbe essere utile per promuovere i propri video. Un altro strumento potrebbe per esempio essere mettere il link del video nella bio del profilo, quindi magari fate una storia e dite che nella bio del profilo c'è il link per il nuovo video che devono semplicemente cliccare là. Ovviamente sta a voi decidere se utilizzare questo procedimento o meno, se magari vi fa piacere o meno. Io sinceramente non lo uso spesso, l'ho usato qualche volta solo per qualche video e secondo me era più importante, che lo meritava, anche perché come vi ho detto è un procedimento molto macchinoso e quindi non sempre è davvero così utile, però ho deciso comunque di condividerlo perché secondo me potrebbe essere un'aggiunta carina e a qualcuno di voi potrebbe davvero aiutare ad utilizzarlo. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollicione in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram per non perdere futuri contenuti, e noi ci vediamo venerdì alle 16 con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!